Perfetto! E prima di cominciare col nuovo episodio 18 di What the F Heck, ho deciso di dare due annunci importantissimi! E l'annuncio numero uno, Hackportofest 2017 si farà! E si farà a Natale! Annuncio numero due, Luke Skywalker muore in Star Wars 8! E Yoda risuscita! Ciurbis, ben ritrovati tutti col nuovo episodio 18 di WTF Hack, proprio con me, ATC, il vostro commentatore preferito, wow, un Totodile. Che hack sarà mai questa che avete visto per poco in copertina? È un hack introvabile, Pokémon Aftermath, da parte di Dexter 3000. In poche parole, questa è una hack del 2003 di Pokémon Rosso, che è uscita in due versioni. La versione, oh wow, che bella textbox, e una nuova fonte e anche nuova freccia. Questa hack è promettente. Che cosa? Cos'è quel linguaggio da gangsta? Gangsta! No, ok, va bene. È un Prof Birch che parla con un accento proprio da nero! No, vabbè. E comunque, dicevo, questo è un hack del 2003 che è introvabile e io sono uno dei pochi ad averla ancora e niente, esploriamola allora. Grand Girl, scritto abbreviato. Che nome gli do? Kate! Oh sì, ve la ricordate Kate, no? Oh sì. Solo per quello darei 10 su 10. Oh wow. No vabbè. Oh wow, ma come mai io sono Lance? Ebbene, perché a quanto pare in questo gioco si interpreterà Lance nella sua personale avventura. Vabbè, bando alle ciance, tagliamo. Ma questa non è la casa di Kate, questa è la mia casa, come potete ben notare. Comunque, in seguito a un po' di fallimenti di siti tipo Cool Roms e altri, più altri chiusi a Nintendo, questo bordo un po' strambo. Che cosa? Che cosa? Se fai a... Oh mio Dio, sti errori! Ma che cosa? Ma porca Ebola! Ma non si possono fare sti errori! Porco dingio! Vabbè, ad ogni modo, che cosa? Ah, wow, quindi Ash è diventato un professore? Sì, perché questo gioco sarebbe a quanto pare il sequel inufficiale di Kamara! Cosa? Christ, he's not. Non posso neanche finire una frase che già mi si... Vedo un errore dinanzi! Ghost scritto senza la H, mi strappo i capelli! Ah! No, quindi abbiamo dei nuovi starter. Gengar, Alakazam, e chi è il terzo fortunato? Machamp! Ma guarda te, abbiamo quindi dei Pokémon al terzo stadio già come starter. Attenzione! Sì, questo ecco, con questi starter alla stadio finale sono un po' delle c***ate, quindi sappiamo già che aspettarci. Ebbene, per motivi logistici mi prendo Gengar, che chiamerò Yoda! Oh sì, il ghost Yoda che... Che cosa? Kate mi ha trapassato! Mi sono rovesciato dalla sedia. No, giuro amici, giuro amici ascoltatori, mi sono rovesciato dalla sedia a vedere una scena così, veramente. Oh mio Dio. E perché questo Kate è un uomo? Vabbè che Gary è un po' effeminato, ma non rende. E perché ha preso un Jack e si è preso l'altro la Kazam? Che senso ha? Oh mio Dio, ste robe troppo a caso. Oh, porca madosca! Cosa? Oh sì, finisci la Yoda, lì te la barriera! Non c'è nessun senso!
Addirittura è salito di 3 livelli, addirittura. Sì, hai sbagliato il Pokémon, di fatti, proprio come tu hai detto, sì, hai preso quello sbagliato, di nome e di fatto. Ecco, una cosa che nessuno tiene mai in considerazione quando fa le hack di prima generazione è correggere lo script iniziale della scelta degli starter. Perché dato che bisogna cambiare gli starter, bisogna cambiare anche nello script di Gary quali Pokémon egli prenderà, logicamente. Perché se uno cambia lo starter da Charmander a Gengar, nello script Gary continuerà a controllare per Charmander, ma dato che Charmander non c'è, di default cadrà sulla prima ball che incontrerà, ovvero la prima del tavolo. E che cosa? No, non sapevo che le pozioni crescessero sugli alberi, proprio no. Di certo i soldi non crescono sugli alberi, ma non sapevo che le pozioni... Cosa? Gli errori di mapping! Non si possono fare sti errori in mapping, bene, acceleriamo per bene, visto che io mi sono rotto i m***oni, i noccioloni di dover fare tutti sti percorsi dritti in linea retta e sono in nuove città in cui non si riesce a leggere a un'emerita m***a. No, veramente, non si riesce a leggere un'emerita m***a di questi cartelli. Ma che cosa c***a? No, non lo so che stai... Cosa? Sassi parlanti Sassi parlanti parte 2. La palestra mi sorprendeva un tipo così alla c***o di cane. Qua posso fare addirittura sequence skipping perché io non ho preso la prima medaglia, come potete vedere. Quindi questa hack sembrerebbe effettivamente incompleta, anche se teoricamente c'è scritto che è completa, ma a quanto pare non lo è. Che dire, a questo punto farò la mia recensione. Per fortuna, finalmente, niente textbox buggate. Anzi, buona la font, buona la cornice colorata che è arrivata addirittura un anno prima di Pokémon Brown. Quindi, congratulazioni, però le mappe sono un po' troppo noiose. Questi errori a se stessi sono un po'... Che dire, il mio giudizio è... Sapete cosa? Queste feste invernali sono state proprio delle feste da culo! Come delle feste da culo? Spiegati! Sono state delle feste da culo tra Natanale, Capodanno e la Befanal! Mm. Oh!